Allora, come ha detto la professoressa Rotondi, sono Luca Tognetti, dottorando qua in Partenope, dottorando in astrobiologia, e la presentazione di oggi consiste nel chiederci se è possibile vivere in ambienti estremi. La risposta è sì, e quindi grazie a tutti e ci vediamo la prossima volta. No, al di là di quello, partiamo dalla domanda: è possibile vivere in ambienti estremi? Vediamo. Allora, su cosa ci concentriamo? Possiamo concentrarci su diversi tipi di organismi, perché sulla Terra abbiamo diversi generi, diverse specie, diversi filum, tra cui batteri e archea, quindi Luca, microrganismi. Sto non so se ti sentono da casa, se sei così lontano dal computer. così? Sto Eh? chinato. No, non so se ti, forse se ti sei presieduto, Ah, perché mannaggia, non vabbè. so, sentiamo un Ma attimo. da casa lo sentite? Sì, sentiamo. Ah, ok, a posto. Allora sto in piedi. Dicevo, sulla Terra abbiamo diversi organismi viventi. Dai microscopici che possiamo vedere in questa linea viola che circonda questo cerchio, a organismi un po' più grandi, quindi passiamo dagli organismi procarioti, organismi eucarioti, addirittura adesso è stato scoperto un procariote di addirittura 2 centimetri, scoperta recentissima che va ancora validata, ma potrebbe essere veramente una delle scoperte del secolo, uno di quegli anelli di congiunzione tra mondo procariote e mondo eucariote. Saliamo ancora di livello, abbiamo la vita multicellulare, gli animali, le piante, i mammiferi, gli esseri umani. In questo grafico vediamo quando tutte queste specie viventi hanno colonizzato la Terra. Partiamo dal fatto che a noi ci interessano i più precoci, cioè i primi organismi che sono comparsi sulla superficie terrestre. Sono organismi microbici, che dividiamo in archea e batteri, e possiamo vedere che colonizzano la Terra praticamente dalla sua origine. Se diciamo che la Terra si è formata circa 5 miliardi di anni fa, diciamo 4,6, già a 3,8 miliardi di anni fa abbiamo le prime tracce, le prime evidenze di forme di vita batteriche nelle stromatoliti, nelle rocce di Ischua, che si trovano se non erro in Africa o in Australia, comunque nel lato sud del nostro pianeta. E quindi ci concentreremo prima di tutto sui microrganismi. Ma quali microrganismi? Microrganismi che possiamo definire, appunto, studiamo gli ambienti estremi, quindi saranno microrganismi estremi. I microrganismi estremi si dividono in varie classi. Abbiamo organismi che possiamo definire acidofili. Perché acidofili? Perché filia vuol dire attinenza, interesse, cioè comunque qualcosa di questo tipo. Non sono un greco, quindi non lo so bene. Però sono organismi che si trovano bene in ambienti acidi. Poi abbiamo organismi termofili. Cosa vuol dire? Vuol dire che si trovano bene in ambienti molto caldi. Alofili, che si trovano bene in presenza di sali. Alcalifili, quindi in presenza di basi. Quindi siamo dall'altra scala del pH. Organismi che resistono agli UV, organismi psicrofili, biofili, quindi alte pressioni, radioresistenza e quant'altro. Diciamo giusto un paio di superstar famosissime. Abbiamo Pyrococcus furiosus, conosciuto anche come l'archea di Mordor, citando il Signore degli Anelli. Perché? Perché è un organismo che sopravvive a temperature veramente estreme, oltre i 100 gradi, ed è stato isolato qua dietro. È stato isolato a Vulcano, sull'isola di Vulcano, nelle Eolie, qua vicino. Quindi è un organismo che abbastanza ci appartiene, come tanti altri che sono stati isolati in tutto il Golfo di Napoli. Nel Golfo di Napoli abbiamo numerosi ambienti estremi, cioè numerosi ambienti estremi e quindi numerosi organismi estremofili. Abbiamo la solfatara, abbiamo il Vesuvio, cioè avete, io non sono di Napoli, però sono qui ospite, adottato, e quindi voi li avete, adesso ce li ho pure io. Comunque, abbiamo Pyrococcus furiosus, facciamo anche un po' ancora di origine etimologica. Pirococco, cocco perché? Perché cocciforme, è un'archea. Piro, che sta sempre per fuoco, perché è stato scoperto appunto vicino a Vulcano. E furiosus perché è furioso, perché si replica molto velocemente il suo DNA, cioè riesce a replicarsi molto molto rapidamente. Un'altra superstar, però questa volta nel mondo dei batteri, è famosissimo, è Deinococcus radioduans, che proprio letteralmente vuol dire il terribile cocco resistente alle radiazioni. Ancora una volta, Deinococco, cocco perché? Perché ha forma di cocco, è un coccide. Radioduans perché resiste alle radiazioni, ma infatti la sua scoperta è stata incredibile. È stato scoperto in realtà per puro caso, in un'azienda che faceva carne in scatola. Facevano carne in scatola, sottoponevano le scatolette ai raggi gamma, dicendo uccidiamo tutto quello che c'è. Non è vero, lui sopravviveva. Sopravvive a dosi letali, 10.000 gray, una roba del genere, veramente una cosa fuori di testa. Quindi noi abbiamo questi organismi sulla Terra, ma adesso allontaniamoci un pochino dalla Terra per poi tornarci. Quindi partiamo da un po' dal macroscopico. Ci chiediamo, gli organismi estremi sulla Terra ci sono, quindi abbiamo gli ambienti estremi. Ma il sistema solare, l'universo, è un ambiente estremo? Cioè, cerchiamo di capire se il sistema solare, il nostro pianeta e quant'altro sono ambienti estremi. Prendiamo ad esempio questo grafico. Questo grafico ci fa vedere i pianeti che sono stati, gli esopianeti che sono stati scoperti fino ad oggi, tra
tramite diverse tecniche che non ci interessano in questo momento, verranno poi trattate domani, e vediamo un trend nei pianeti scoperti. Ovviamente sono una piccola porzione, non possiamo prendere questo dato come universale. Possiamo prenderlo come un dato di quello che sappiamo oggi. Oggi sono stati scoperti circa 4.000 esopianeti, poco più, e se li plottiamo in un grafico possiamo vedere che i pianeti del Sistema Solare, quindi i nostri pianeti, la nostra casa, non è che stanno proprio bene sul trend, cioè noi possiamo vedere qua un trend, possiamo tirare una linea di tendenza e dire i pianeti del Sistema Solare non è che ci fanno troppa appartenenza. Quindi possiamo dire che il nostro caso sembra essere quasi un'eccezione. Però, ripeto, prendiamolo con le pinze questo dato, perché per ora sappiamo pochissimo. Si stima che per ogni stella nell'universo ci sia almeno un pianeta, almeno uno, ma potrebbe esserci sistemi solari interi. E quindi, perché dico di prenderlo con le pinze? Perché ci dobbiamo chiedere, ma quanto abbiamo esplorato noi dell'universo? In realtà, se prendiamo i telescopi spaziali, Kepler ne è un esempio. Kepler in quasi 10 anni di studi ha osservato 530.000 stelle, mezzo milione di stelle. Tantissime. Quanti pianeti ha scoperto? Poco meno di 3.000. Quindi, sicuramente sono limitazioni dovute ai nostri strumenti, ma adesso abbiamo TESS. TESS studia porzioni di universo molto più ampie. A brevissimo avremo James Webb, che è appena stato lanciato. Incredibile. Cioè, riusciamo ogni anno a migliorare le nostre scoperte. Sempre basandoci sui dati Kepler, quindi basandoci su questo, diciamo, telescopio spaziale con lo scopo di trovare esopianeti, possiamo vedere quanto non va, ok? Quanto Kepler ha osservato. Poi vi ripeto, TESS e Webb hanno osservato molto di più, ma ho preso Kepler perché mi piacevano queste immagini. Allora, noi siamo qui all'interno della Via Lattea, ci troviamo più o meno quasi all'esterno ormai della Via Lattea, e quanto ha osservato Kepler? Ha osservato solo questo minuscolo spicchio nella Via Lattea. Quindi quante altre stelle ci sono? Miliardi? Miliardi di miliardi? Non lo so, ce ne sono tantissime? E se per ogni stella c'è un pianeta, a sto punto, da qualche parte, io lo dico qui e qui lo nego, la vita ci sarà da qualche parte. Immagino, spero, almeno. Me lo auguro. Come qualcuno ha detto, sicuro. Cioè, sicuro, per forza. Cioè, non posso essere da solo qui sulla Terra adesso a Napoli. No, ce ne sarà un'altra Napoli parallela su un altro pianeta e si chiamerà in un altro modo. Cosa abbiamo scoperto di esopianeti? Allora, un esempio è WASP-76b. Un gioviano caldo, magnifico. Gira attorno alla sua stella più o meno con lo stesso periodo orbitale. Quindi abbiamo un lato molto più caldo e un lato molto più freddo. Abbiamo un lato caldo che è a 2400 gradi, temperatura che va bene, non so come altro dire, che va bene per sciogliere il ferro. Mentre il lato oscuro è a 1200 gradi. Il ferro a 1200 gradi solidifica, o più o meno diventa liquido, mettiamola così. Quindi sull'interfaccia tra lato oscuro e lato diurno abbiamo una pioggia di ferro. Pioggia di ferro che è stata rappresentata benissimo da questa serie di immaginette che la NASA ha fatto anni 50, molto, molto graziose. E infatti ci fa vedere questo omino che è Singing the Iron Rain, molto bello, citando sempre un film. E quindi abbiamo una pioggia di ferro. Io direi che è un ambiente estremo. Siamo tutti d'accordo che è un ambiente estremo. Vediamone un altro. Non va ancora. Ecco. Vediamone un altro. Questo è PSOJ3, è un codice, quello che è. È un pianeta interstellare, quindi un pianeta che vaga nel cosmo senza una stella. È un pianeta perennemente buio. E ancora citando le nostre immaginette, molto carina questa perché ci dice che la notte dura in eterno, quindi puoi fare party tutta la notte. Quindi ancora una volta direi che è un ambiente estremo, probabilmente sarà freddissimo, quindi non so se ci potrà vivere qualcosa, immagino che su questo no, però mai dire mai. Un altro ancora che mi piacerebbe farvi vedere è Kepler-16b, un sistema binario di stelle, quindi abbiamo un pianeta con due stelle, bellissimo, sembra di essere su Tatooine di Star Wars. Quindi tu quando guarderai l'orizzonte non vedrai un sole solo, ma ne vedrai due. E ancora una volta la NASA ci delizia con questi poster e ci dice che la nostra ombra su questo pianeta non sarà mai sola. Quindi ogni volta che noi guarderemo per terra vedremo due ombre. Bellissimo. Un altro ancora, adesso non è un esopianeta, è un corpo del nostro sistema solare. È stato definito poi pianeta nano quando qualcuno ha detto che ci sono anche pianeti nani e hanno declassato Plutone, poverino. È un pianeta nano, è Cerere, o Cerere, non so mai la pronuncia, è un asteroide in realtà, come è stato detto anche prima dal professor Bertini, è un asteroide che fa parte della fascia interna degli asteroidi. Perché ve lo cito? Perché questo è un ambiente estremo, gli altri erano molto molto estremi, cioè a parte quello con le due stelle, gli altri erano proprio estremi. Questo non è così tanto estremo, o meglio lo è, ma potrebbe essere interessante perché? Perché si pensa che la superficie di Cerere sia completamente coperta di ghiaccio, e quindi sotto ci potrebbe essere acqua liquida. Cosa che, vediamo come aveva detto il dottor Uccero, possiamo poi collegarlo a Encelado,
Europa, io, tutti questi satelliti ghiacciati con superfici congelate, probabili oceani sotto, e sotto gli oceani cosa potremmo avere? Hydrothermal vents. Hydrothermal vents vuol dire serpentinizzazione, e vuol dire vita. Ok, quindi abbiamo capito. Il sistema solare è, tra virgolette, estremo. Esistono esopianeti estremi, tutto quello che vogliamo, ma ci chiediamo, ma la Terra, dove stiamo noi? È un ambiente estremo. Ma... Scusa se ti interrompo. Non è condiviso, vero, lo schermo che fa? Perché a casa ti si vede così. Come ah, non si vede niente. Non si no, ho parlato per un'ora. No, per no, no, si vede, ma taglia l'ultimo pezzettino lì dello schermo, perché, capito, vede, cioè inquadra direttamente. Quindi se tu fai condividi... è l'entusiasmo. Se fosse fatto apposta. No, non lo era fatto apposta, sono io che sono un po' tonto. Allora, devi andare su Teams, condividi. Condividi schermo. Ecco, forse adesso la vedete meglio. Adesso mettirai in presentazione. Devo tornare sulla slide di prima. Sì. Non sapevo come quando interromperti. Quando vuoi. Ok, riprendiamo. È la verba. Adesso non va più. Aspetta, devi andare su Teams. Ah, riprendi presentazione. Sì. Vai un attimo su Teams. Che è successo? Ah, questa è. Ok. Ditemi se da casa lo vedete e non è più vediamo, la faccia vediamo. Prima. Ok, vediamo. Ok. Abbiamo superato la farsa, è stato un momento un po' così, quando uno si fa prendere dalla gioia della scoperta della vita, così. Vabbè, quindi, avevamo abbandonato un attimo. La Terra è un ambiente estremo, adesso ci chiediamo? Non lo so, abbiamo capito che il sistema solare lo è, gli esopianeti lo sono, la Terra è un ambiente estremo, ma io direi no, apparentemente. Abbiamo le piante, abbiamo gli oceani, abbiamo tutto quello che volete, c'è la Terra, addirittura qua c'è l'Italia, quindi il nostro bellissimo stivale. La Terra è un ambiente estremo, anche secondo la NASA, apparentemente sembrerebbe di no, dice la tua oasi nello spazio. Quindi noi un domani o un colonizzatore possibile da un altro pianeta arriva qui e dice, oh, guarda che bello, è proprio verde, queste cose qua. Ma vediamola sotto un altro punto di vista. Qua siamo in mezzo al Pacifico. Siamo in mezzo al Pacifico. Se noi vedessimo la Terra così, diciamo la stessa cosa che abbiamo detto prima. Vediamo il verde, vediamo le piante, vediamo le rocce. Ma non lo so, mi sembra quasi di guardare un pianeta, un gigante gassoso. Se siamo dei pesci, quindi probabilmente arriviamo da un pianeta ricco di acqua, sì. Ma io non sono ancora un pesce e non sono neanche troppo bravo a nuotare. Quindi direi che... vederlo così non mi sembra troppo un pianeta ospitale, ma infatti possiamo dire che il nostro pianeta è coperto principalmente di acqua, è un pianeta fatto di acqua fondamentalmente, e quindi possiamo anche dire che adesso, come vedremo, è estrema sotto almeno un parametro. Il 70% è acqua, abbiamo detto, oceani. La profondità media dei nostri oceani sta intorno quasi ai 4.000 metri, è una profondità media, ovvio, abbiamo la fossa delle Marianne, abbiamo la spiaggia, quindi c'è proprio un bel range di differenza. La temperatura media degli oceani sta intorno ai 4 gradi, la temperatura media della Terra è 14. 4 gradi non sono poi così tanti, cioè sono tanti se li consideriamo contro i meno 30, ma andiamo fuori a meno 4 gradi senza felpa, ne riparliamo. D'altro canto, se ci spostiamo invece verso le terre emerse, abbiamo che la superficie abitabile, secondo studi recenti, si aggira tra i 10 e i 20 km, forse anche di più, forse potremmo avere forme di vita anche sotto i 20 km. Nelle zone di subduzione, dove abbiamo le placche, che si muovono una sopra l'altra, lì è stato dimostrato che la vita è probabilmente presente. Grazie a degli studi che sono stati fatti in base ai metanogeni, quindi gas cercato in prossimità dei vulcani. E l'ipotetica isoterma, quindi la temperatura che abbiamo all'interno della roccia, sta intorno ai 150 gradi. Quindi vediamo che passiamo da 4 gradi a 150. È una bella differenza e sono due temperature veramente estreme. Inoltre, come abbiamo visto nella prima slide che vi ho fatto vedere, la Terra per più di un miliardo di anni è stata... sterile, non c'era su niente probabilmente, magari domani scopriamo che era abitata dopo un giorno, ne dubito, però per un miliardo di anni è stata inabitata, quindi la Terra è stata per un bel periodo molto estrema. Oggi però c'è da considerare che, in base agli studi che sono stati fatti, non esiste nessun luogo sulla superficie terrestre in cui non sia presente almeno un batterio, un microorganismo. Ovvio, se entriamo nel magma all'interno di un vulcano non troveremo nulla, però tendenzialmente, anche qui parlando di una media, non ci sono posti in cui la vita non c'è. È stato appena pubblicato uno studio in cui hanno trovato un posto in Antartide in cui non è stato trovato niente neanche tramite metagenomica, shotgun, eccetera. Però sono studi che sono stati molto criticati. Probabilmente sono errori sperimentali, andranno rifatti. Però, vedremo. Se così fosse, abbiamo capito qual è il limite chimico-fisico della vita. Un posto in cui la vita non c'è.
E quindi possiamo capire il limite chimico-fisico, gli estremi in cui la vita non c'è. Perché vi dico che la Terra non esiste luogo ospitale? È composta da ambienti estremi, ma quali ambienti estremi possiamo trovare sulla Terra? Ce n'è una miriade. Possiamo passare da il permafrost. Ok. Le regioni polari, l'Artico, l'Antartico, i vulcani allora, di fango, quindi vulcani molto caldi, l'aerotermal vents, luoghi bui, normale perché noi avevamo altissima. Visto una fine però, verso l'una, invece un pochino più presto. Le fumaiole, il parco di Yellowstone, all'interno di questi comunque, bellissimi vabbè, bacini coreati, c'è la vita. Alla fine abbastanza bene, qualche vulcani in cui se mettiamo dentro un cucchiaino si scioglie, domani mattina, per domani mattina saremo ognuno di questi sistemi possiamo trovare almeno un organismo vivente. E io direi che per queste questioni tecniche, diciamo, spero che non siano quali tante sono persone range, che però, sono che rimaste fuori vogliose all'interno di questi piccoli sistemi che di partecipare vedere. E non ce l'hanno fatta. Passiamo però veramente comunque in range che sono assurdi, abbiamo addirittura i seminari sono registrati, quindi chiunque volesse pH di meno 3, probabilmente a scuola si studia che il pH va da 1 a 14, dove 14 la velocità, 1 su come seguire la registrazione, luoghi sulla superficie terrestre che hanno pH addirittura. Va bene, allora ci vediamo domani mattina alle 9 per la seconda giornata. Oppure passiamo a temperature praticamente a meno 100 gradi, meno 100 gradi tutto con la casa in vino praticamente. Non so se la vendiamo un giorno. Grazie a tutti, arrivederci. Bisogna mettere quella ad alti. Arrivederci. Poi che cosa, prendiamone un altro caso, non lo so, prendiamo il pH negli aerotermal vents, passa da 4 a 11. Ci devono essere organismi che sono in grado di adattarsi dai 4 di pH, quindi da acidi a basi, ipertermofili, organismi di questo tipo. La salinità. Addirittura ambienti portati alla saturazione, ambienti saturi che praticamente i sali precipitano. E quindi incredibile, ancora una volta anche qua abbiamo la vita. Quindi ancora una volta io affermo che la Terra è composta da numerosi ambienti estremi. Qualcun altro potrebbe benissimo dirmi di no, hai preso soltanto alcuni esempi, ma facendo una media io potrei dire che la Terra è un ambiente estremo. Vediamone alcuni, ce n'è una carrellata, quindi vediamone alcuni. Allora, dove ci troviamo qua? Dato che io sono un po' un pollo, ho lasciato la mappa, quindi non posso fare il giochino dove ci troviamo. Ci troviamo in Africa, dove? Nella depressione della Dankalia, sul vulcano Dallol. Infatti possiamo vedere la forma di un vulcano qua. Ma oltre alla forma di un vulcano possiamo vedere una cosa interessante. Tutta questa fascia gialla, verdognola, che cos'è? Ve la faccio vedere un po' più da vicino. È un paesaggio onirico, psichedelico, bellissimo, veramente assurdo. E che posto è? È un vulcano... È il luogo più caldo che esiste sulla superficie terrestre, la media sta intorno ai 50 gradi centigradi. E cosa possiamo notare? Possiamo notare incrostazioni di zolfo, incrostazioni di ferro, di stati di ossidazione di ferro, quindi concentrazioni saline elevatissime, fumaiole ancora una volta, quindi acqua caldissima, l'ambiente stesso è caldissimo, è arido, questa non è acqua, è acqua ma è salamoia praticamente, perché è talmente tanto concentrata di sale che è salamoia. Qua esiste la vita, ne esiste un sacco di vita in questo posto. E ancora una volta uno lo vede così e dice bellissimo, psichedelico, ve l'ho già detto, onirico, ma la vita c'è, noi non ci viviamo, ma qualcuno ci vive. E a vederlo così, questo posto mi ricorda un posto che possiamo trovare nel nostro sistema solare. Non direi mai che è un analogo, perché la parola analogo è sbagliata, perché noi simuliamo, cioè abbiamo solo dei parametri che assomigliano ad altri pianeti, non abbiamo i parametri completi. Ma questo sistema qua mi ricorda un pianeta del nostro sistema solare. Quale? Mi ricorda Venere. Venere, abbiamo nuvole composte da acido solforico, piove acido solforico, acido solfidrico, è stata trovata la fosfina, quindi piena di è un ambiente tossico, estremamente caldo, il pianeta più caldo del sistema solare, temperature oltre 400 gradi. Non è... il vulcano Dallol ovviamente non è caldo come Venere, per fortuna, ma sotto alcuni punti di vista ci assomiglia. Il punto di vista dell'acidità è molto simile. Spostiamoci adesso in un altro continente, ci muoviamo verso Sud America e questo strano ambiente che vediamo è il deserto di Atacama. Il deserto di Atacama, in Cile, è l'ambiente più arido e il deserto più antico che si può trovare sulla superficie terrestre. Perché è il più antico? Perché dai tempi della Pangea, nonostante il movimento dei continenti, la sua latitudine è sempre stata più o meno la stessa. Quindi il deserto di Atacama in Cile è più o meno rimasto sempre nello stesso posto. Quindi è per questo che possiamo dire che è il vulcano, e c'è ancora questo vulcano, che è il deserto più antico presente sulla Terra. Vi ho detto che è arido, il posto più arido del mondo, non piove mai, cioè non piove proprio mai. Non andate a piovuto. Tranne quando va la professoressa Rotundi. Ma infatti la foto che adesso vi faccio vedere l'ha fatta la professoressa Rotundi. No, non è vero, l'ho trovata nel web.
E io volevo dirvi che è un posto arido, ma l'unica foto che ho trovato c'era la pioggia, c'era un lago, e allora ho detto, vabbè, fa niente, gli dirò una stupidaggine. No, c'è un lago perché ogni tanto piove e queste piogge sono fondamentali. Fanno due cose. La prima cosa è portano via la vita. Prima volta in cui l'acqua toglie la vita. Ci sono dei fiori, delle piante, che crescono soltanto in condizioni di piccolissima umidità, con i deserti di nubi, e quando arriva l'acqua vera è come se annegassero. Le piante muoiono. La seconda cosa è che questi bacini che si formano ipersalini, qualcuno magari avrà visto il documentario su Netflix, Our Planet, sono un ottimo luogo di riproduzione per cosa? Per i fenicotteri o per gli uccelli migratori, perché si fermano in queste pozze. Poi le pozze si ritirano, il sale gli si appiccica alle zampe e questi poveri pulcini si trascinano finché non muoiono. Vabbè, tanti fenicotteri ne abbiamo anche negli zoo. Perché bello? Cioè, il deserto di Atacama, al di là che sia un ambiente veramente, immagino, bellissimo, chiediamo poi dopo alla professoressa Rotundi, ma credo di sì, è anche un luogo estremamente importante per l'astronomia, perché è un luogo in cui luci naturali non ce ne sono. È un deserto e ci sono i più grandi telescopi che abbiamo al mondo, magari i più grandi no, ma ce ne sono una serie di telescopi veramente importanti, sia radiotelescopi, sia telescopi ottici. Abbiamo veramente una pletora di studiosi dello spazio che vanno in Cile ogni anno per fare osservazioni. Credo che sia uno dei cieli più belli che si possa vedere sulla superficie terrestre, o forse anche in altri deserti così. Cosa diciamo di no, mi sono spoilerato. Cosa diciamo del Cile? Diciamo che il Cile ricorda vagamente un altro pianeta del nostro sistema solare. Quale? Marte. Il Cile viene spesso preso come luogo sperimentale per testare le missioni marziane, per testare le nuove facilities, i nuovi hardware che verranno testati poi nella colonizzazione di Marte. Quindi, citando fascisti su Marte, direi o Marte o morte. Quindi questo è quello che possiamo dire. Adesso spostiamoci dai deserti e ci mettiamo nel mondo acquatico. Cosa stiamo vedendo? Questa mezzaluna è la dorsale del Pacifico orientale, sede in cui si possono trovare i Black Smokers. I Black Smokers sono stati presentati prima dal dottor Ruccero, li vediamo proprio brevissimamente, non vi dirò cosa sono perché è già stato detto. Comunque sono, in breve, dei piccoli vulcani sottomarini da cui esce acqua calda. L'acqua calda e i sali contenuti in questa acqua calda incontrano l'acqua fredda, precipitano sotto forma di ferro, zolfo e quant'altro. E qui ci sono delle comunità microbiche uniche, che si pensa che siano le più antiche, perché assomigliano ai punti in cui la vita ha avuto origine. Ma non solo organismi microscopici, abbiamo Alvinella pompeiana. Alvinella pompeiana, il nome Alvin, il batiscafo che per primo è stato in fondo a queste fosse a osservarle. Pompeiana perché? Siamo a Napoli, Pompei. È stata distrutta praticamente Pompei dalle colate piroclastiche del Vesuvio. Pompeiana perché appunto vive in condizioni veramente calde, addirittura la testa, se non era, o la testa o la coda, non ricordo, sta a 400 gradi e la coda sta a 4-5 gradi, quindi è un organismo che in tutta la sua interezza passa da temperature estreme estremamente alte a temperature estremamente basse. Organismo veramente assurdo. Come è stato detto già in precedenza, colleghiamolo ancora una volta ai corpi celesti del nostro sistema solare, io prenderei Encelado. Encelado io trovo che sia il candidato migliore per ospitare la vita, sia per la presenza dei plumes e per la molto molto probabile presenza di radiothermal vents, un oceano intero probabilmente abitato. Spero di... io no, però spero che qualcuno ci trovi almeno un microorganismo. Siamo in acqua, l'acqua a un certo punto si ghiaccia e ci spostiamo nell'Artico. Qua siamo nel continente artico, anche questo è un luogo meraviglioso, immagino. Guardate che foto, veramente fuori di testa. Se dopo il professor Giovannelli si collega, sicuramente vi parlerà un po' dell'Artico, magari vi farà vedere anche fuori dalla finestra cosa vede lui in questo momento. Adesso è inverno, quindi è sempre notte, la temperatura media sta intorno ai meno 30 gradi, quindi capiamo che è un ambiente estremamente freddo. L'ambiente estremamente freddo, ci troviamo la vita ancora una volta. A cosa lo possiamo collegare? Per cosa possiamo utilizzarlo per fare gli esperimenti? Sempre un satellite, satellite gioviano, galileiano, e siamo su Europa. Europa. E... quindi anche questo, satellite ghiacciato con sotto molto probabile presenza di un oceano liquido. Questi comunque sono ambienti che tutti conosciamo, l'Artico lo conosciamo, gli abissi li conosciamo, ma vediamo una piccola curiosità. Un ambiente che a vederlo così non ci dice niente. Ci sono le case, intorno alle case abbiamo questo buco nero. Che cos'è questo buco nero? Qua siamo a Peach Lake, siamo a Trinidad e Tobago, quindi nei Caraibi, e questo luogo è uno dei pochi siti naturali al mondo in cui sgorga asfalto. Questo è asfalto naturale. Tutto questo qua che vediamo nero sono idrocarburi, sono asfalto, vengono utilizzati già dai tempi di conquistadores per sistemare le navi. Quando è stato scoperto è stato veramente un posto assurdo. Come possiamo vedere, qua c'è un abitante del luogo che addirittura tira sull'asfalto e vediamo quanto è viscoso. Asfalto, abbiamo detto. Asfalto, cos'è l'asfalto? È un insieme di idrocarburi.
se dobbiamo associarlo sempre agli studi planetari, a chi lo associamo a questo punto? Io lo associerei a Titano. Titano è un satellite in cui è stata dimostrata la presenza di idrocarburi liquidi, mari fatti di idrocarburi, di etano, metano e quant'altro. Quindi ancora una volta abbiamo qualcosa che ci permette di studiare i sistemi estremi, non solo sulla Terra, ma anche nel sistema solare, senza andare oltre, ce l'abbiamo proprio portata di mano. Costa sicuramente meno andare a Trinidad e Tobago che andare su Titano, quindi possiamo iniziare ad andare lì. Ah, che fatica. Andiamo avanti nella carrellata di ambienti estremi. Ve li faccio soltanto vedere, giusto per darvi un'idea di cosa c'è in giro per il mondo. Siamo tornati dove eravamo all'inizio. Siamo tornati in Africa, siamo ancora nella depressione della Dankalia, nel deserto della Thar. Cosa possiamo incontrare nel deserto della Thar? L'Airtail, vulcano, uno dei 4 vulcani attivi al mondo in cui è possibile vedere il magma liquido. L'altro si trova in Antartide, uno è quello islandese, che ha un nome impronunciabile, e l'altro si trova alle Hawaii. Cosa vediamo se arriviamo lì? Questo sistema qua. Meraviglioso. Qua le temperature si girano intorno ai 1200 gradi, temperature che permettono alla roccia di rimanere fusa. E quindi uno di quegli ambienti in cui appunto possiamo vedere il magma sempre fluido, non dobbiamo aspettare un'esplosione, andiamo lì e lo vediamo, siamo sicuri. Si trova, perché vediamo il magma fluido e perché è importante questo sistema? Perché si trova tra la placca africana e la placca araba. Quindi è un punto in cui c'è una zona di subduzione, e questa zona di subduzione la possiamo utilizzare per studiare che cosa? Possiamo utilizzarla per studiare, al di là di questa foto anche essa meravigliosa, la Terra primordiale. Scoprire come la vita è nata. La Terra probabilmente una volta era tutta coperta di vulcani, di magma e quant'altro, è un ambiente molto molto caldo. Quindi noi possiamo studiarlo studiando i vulcani, le comunità microbiche, le comunità di organismi, di alghe e quant'altro che si trovano intorno al vulcano. Ovviamente nel magma non troveremo nulla, perché vabbè, è troppo caldo. Se invece, noi adesso abbiamo parlato di, tra virgolette, prendetemi il termine, analoghi planetari. Non lo sono, ma prendetemi il termine. Spostiamoci invece su sistemi presenti sulla Terra che noi possiamo sfruttare da un punto di vista biotecnologico. Ci spostiamo in Spagna, questo è il Rio Tinto, è la zona del Rio Tinto in Spagna. Questo buco nero che vedete qua in realtà è un lago ed è questo lago. È un lago ricchissimo di metalli pesanti, sali e quant'altro. Tutto questo nero è dovuto agli ossidi di ferro presenti all'interno del lago. Lo stesso vale per il fiume che sgorga poi dal lago. È un fiume estremamente inquinato, uno dei più inquinati al mondo dal punto di vista di metalli pesanti, sali, acidità e quant'altro. È uno di quei posti che vi dico dove l'acidità è negativa. Qua abbiamo pH intorno dal meno 1 al meno 3. Cosa sono queste cose gialle? Si chiamano yellow boy. E sono degli idrossidi di ferro che precipitano. E anche qua possiamo trovare la vita. Ci sono organismi che sono in grado di sopravvivere qua e sono estremamente importanti per cosa? Per l'esplorazione spaziale. Ci sono delle missioni con partner italiani come la Kaiser, partner inglesi, partner europei, comunque un sistema di centri di ricerca che si sono messi assieme per cercare di capire come utilizzare gli organismi trovati in questi siti nello spazio. Non vi dico ancora come si fa, ve lo dico dopo, però tenete a mente che esistono esperimenti spaziali che utilizzano microrganismi per fare qualcosa. Un sistema analogo a questo ricordatevelo a mente, questi si chiamano acid mine drainage, sono gli scarti acidi delle miniere, tutto questo ferro deriva dall'estrazione mineraria. Un ambiente simile, ma che non deriva dall'estrazione mineraria, ma è naturale, è questo. Questo è il vulcano Waikare, che si trova nella lingua neozelandese, quindi siamo in Neo Zelanda. Se no si chiama White Island, da James Cook che l'ha scoperto. È un luogo, anch'esso, assurdo. Nel 2010, se non sbaglio, ha fatto 40 morti, 40 turisti che erano andati sull'isola. E purtroppo sono stati lasciati lì perché il vulcano ha iniziato a eruttare e la barca non è più riuscita ad andare a prenderli. Quindi studiare gli ambienti estremi è spesso pericoloso, se no non si chiamerebbero estremi. Come lo vediamo? Mettiamo tutte le foto. Ecco, questo è l'Uakare. Cosa notate di strano? Questo manto giallo che fuoriesce dall'isola. Questo è zolfo elementale. Zolfo elementale che viene rilasciato direttamente in acqua. L'unico posto al mondo in cui possiamo trovare zolfo elementale in acqua. All'interno del cratere, questo lago che si trova all'interno del cratere è composto da acido cloridrico. È un lago di acido, non è un lago di acqua. Anche qua se ci mettiamo dentro un cucchiaino, il cucchiaino si scioglie. Quindi un luogo estremo sia dal punto di vista marino, tutta la vita marina che abita intorno a questo vulcano, sia dal punto di vista di microrganismi che vivono all'interno della caldera, del cono. E cosa interessante che non mi spiego è che questo posto è uno dei posti al mondo in cui c'è la più alta concentrazione e presenza di tonni pinna gialla. Non so perché, l'ho letto da qualche parte, non so neanche se è vero, ma se fosse vero non me lo spiego. Perché ci interessa questo ambiente? Come per il Rio Tinto in Spagna, può essere gli organismi trovati in questo
ambiente possono essere utilizzati nel contesto dell'esplorazione spaziale. Io la carrellata sui microorganismi, cioè sugli ambienti ve l'ho fatta, non ve la faccio vedere altri perché sennò non finiamo più, ma vi faccio vedere questa tabella, questo grafico, questa mappa che ho fatto da recentemente, in cui mostro alcuni degli ambienti sulla Terra che possono mimare le condizioni spaziali. Li ho divisi per colore. Vogliamo gli ambienti marziani, vogliamo simulare qualche piccolo parametro di Marte? Possiamo andare dal polo nord al polo sud, fermandoci per l'Africa, cioè in tutta la Terra è possibile mimare almeno una volta le condizioni spaziali. Lo stesso Encelado, passiamo dagli oceani, Hydrothermal Vents, Yellowstone e quant'altro, Titano come vi ho fatto vedere prima, quindi dobbiamo cercare laghi di idrocarburi, non ce ne sono tanti al mondo in realtà di laghi di idrocarburi, però qualcuno c'è, terra primordiale, vulcani, acid mine drainage è pieno, quindi se vi interessasse studiare gli ambienti estremi, ve li potete sbizzarrire anche in Italia, abbiamo la grotta di Frassassi, incredibile, dove all'interno ci sono funghi mucillaginosi, iperacidi, iperacidofili e quant'altro. Molto bello. Ma, quindi abbiamo detto che la vita in tutti questi sistemi c'è. Siamo tutti d'accordo, la vita c'è, ve lo dico io. Ma quali sono i limiti chimico-fisici in cui possiamo trovare la vita? Abbiamo questo grafico, questo grafico in quattro dimensioni, in cui abbiamo sugli assi la temperatura, la salinità, la pressione e il pH. Questi sono i limiti della Terra. Sulla Terra possiamo trovare temperature che vanno dai meno 100 gradi ai 500. Non lo so, salinità che va da 0 a 50 che è la saturazione, pressione che va da 0,1 a 1000 sulle fondali oceanici, pH che abbiamo detto che va da meno 3,8 a quasi 14. Questi quindi sono i limiti chimico-fisici della Terra. Ma la vita, quali nicchie ha occupato all'interno di questo grafico? Tutte. La vita la possiamo trovare praticamente in ogni parametro chimico-fisico, tranne nel range della temperatura, che è quello un po' più limitante, perché abbiamo organismi adatti al freddo che vivono a temperature poco sotto lo zero, e organismi termofili che arrivano fino ai 180 gradi, non di più. Sopra i 180 gradi ad oggi non è stata scoperta nessuna forma di vita che sopravvive. Lo stesso pH in realtà arriviamo a meno 2, quasi meno 3, sotto non ci arriviamo. Una cosa interessante che magari lascio a voi il rifletterci, poi magari me lo dite dopo, è la vita addirittura l'abbiamo trovata fuori dai parametri terrestri. Abbiamo vita a pressioni bassissime, a salinità altissima e quant'altro. Magari dopo ne riparliamo. Grafici analoghi li abbiamo fatti anche per gli altri pianeti. Per ogni pianeta abbiamo i boundaries, quindi i limiti chimico-fisici della vita su quei pianeti. Titano va da circa meno 200 gradi a zero. Encelado, meno 200 passa, quasi zero assoluto Kelvin, a 100 gradi. Boh, cioè la cosa che interessa a noi è fare lo stesso, questo quadrato verde della vita sugli altri pianeti. Spero che qualcuno in futuro lo faccia, probabilmente io no, ma nelle prossime generazioni probabilmente qualcuno andrà ad esplorare e ci appiccicheremo sopra quello che non abbiamo. Vedremo, se prendiamo quelli della Terra e li applichiamo sugli altri pianeti, la vita allora a sto punto è presente, cioè è presente, potrebbe sopravvivere, con ovviamente delle limitazioni, dobbiamo noi fornirgli acqua e quant'altro. Un altro grafico che mi piacerebbe mostrarvi è questo. Allora, secondo alcuni ricercatori, è dalla vita che si ha la vita. Se noi non avessimo la vita non si potrebbe produrre. Noi abbiamo le condizioni di abitabilità, che è questo cono giallo, e le condizioni planetarie, clima, temperature e quant'altro di un pianeta. Talvolta questi due sistemi si trovano a, come si dice, unirsi. E dove si uniscono la vita può originare, la vita è questa piccola fascia verde. Se la vita non riesce a cambiare le condizioni planetarie, la vita sarà destinata a estinguersi. Quindi la biosfera, tutto ciò che fa parte della vita, e la geosfera, che è tutto ciò che fa parte del pianeta, devono coevolvere. Se coevolvono assieme, la vita sopravvive. Se la vita non riesce a modificare il pianeta, i parametri chimico-fisici, la vita si estingue. Qua abbiamo un esempio in cui la vita ce l'ha fatta. A un certo punto si è formata e si potrebbe estinguere nel futuro. Noi sulla Terra siamo andati vicinissimi tante volte ad estinguerci. C'è stata la Terra palla di neve, ci sono state le glaciazioni. Eppure non ci siamo mai estinti. Perché? Perché abbiamo meccanismi di feedback batterici, microorganismi e quant'altro, le piante, tutti gli organismi viventi sono stati in grado di modificare il clima sulla Terra e quindi la Terra è abitabile perché c'è la vita. Non la Terra non è abitabile di per sé, la Terra è abitabile perché c'è la vita e la vita c'è perché la Terra è abitabile. È un po' un uroboros, un serpente che si mangia la coda. Comunque questa è soltanto un'ipotesi ovviamente, è una pubblicazione su un paper, ce ne sono tante altre. Questa è molto interessante secondo me. Ah, che fatica. Vediamo qualche microorganismo assieme.
Abbiamo visto gli ambienti estremi, vi ho detto che ci vive qualcosa, ma non vi ho fatto vedere che cosa ci vive. Allora, partiamo da un'altra superstar, Termus Aquaticus. Lo conoscete, immagino, tutti, Termus Aquaticus. Da questo organismo è stata estratta la TAC polimerasi, con cui si fa la PCR, la grande invenzione di Carey Mullis. Prima surfista e poi premio Nobel. Quindi è un organismo estremamente fondamentale. Ci fa capire che dai microorganismi possiamo avere applicazioni biotecnologiche. Questo ne è solo un esempio. Isolato a Yellowstone negli anni 50. Chi è questo? Questo è ACTO Bacillus ferrooxidans. Organismo che sopravvive in quei luoghi che vi ho detto dove il pH è negativo. Quegli acid mine drainage che vi ho fatto vedere, Rio Tinto, Wacare, eccetera. La vita che c'è è questa, ACTO Bacillus ferrooxidans. C'è anche il T-oxidans, che è un suo stretto parente. Cosa sa fare questo organismo? Sa mobilitare i metalli, è in grado di ridurre e ossidare metalli. Quindi possiamo avere ferro in soluzione e il ferro lo trasformiamo in che cosa? In pepite di ferro. Prima lo trasformiamo nei suoi ossidi o nei suoi composti ridotti, dopodiché tramite elettrolisi possiamo fare delle piccole pepite di ferro. Utilissime per quello che vi dirò a breve. Altro microorganismo, Cupriavidus metalliduans, chiamato anche il batterio alchimista. Perché alchimista? Perché è in grado di formare pepite d'oro. Quindi come i grandi alchimisti del passato, cercando il flogisto e quant'altro, la pietra filosofale, lui ce l'ha fatta. Questa era la pietra filosofale che loro non conoscevano. Stavano studiando il cinabro, ma in realtà c'era un microorganismo che lo faceva. È in grado di trasformare gli ossidi di oro in oro zero, quindi oro nativo, metallico, quindi pepite d'oro. Altro microorganismo super interessante, Metallosphaerea sedula. Perché è interessante? Perché sono stati fatti degli studi in cui è stato coltivato su meteoriti polverizzati, regoliti, superfici planetarie. E se li mangiava, quindi questo ci dice che cosa? Che potrebbe sopravvivere potenzialmente in un viaggio spaziale. Che è successo? Una notifica. Vabbè, Metallosphaerea sedula. Sopravvive nello spazio? Non lo so, possiamo testarlo. Lo testeremo magari. Però in condizioni simulate è riuscito a sopravvivere sopra un meteorite. Questo, colori bellissimi, Shewanella putrefacens. Già dal nome non è che ci ispiri molto. Putrefacens perché? Perché puzza di putrefatto. Produce indole e scatole che puzzano di putrefatto, tipico del marciume dei pesci. Ma perché non interessa? Non perché puzza, tutti i microrganismi puzzano tendenzialmente. Questo ci interessa perché? Perché è in grado di ossidare l'uranio. Possiamo utilizzarlo nei contesti di bioremediation delle stazioni, delle centrali nucleari, gli scarti delle centrali nucleari. O comunque possiamo utilizzarlo per fare degli studi chimico-fisici sulle proprietà dell'uranio tramite microrganismi. L'ultimo che vi volevo sottoporre, che è stato in realtà accennato dal direttore del dipartimento in apertura, questo organismo è stato isolato nel lago Vostok. Quindi siamo in Antartide, perforazione di 3 km nel ghiaccio, troviamo un lago subglaciale e ci abbiamo trovato dentro questo. Organismo molto antico probabilmente, Alorubrum lacus profundi. Organismo che in realtà non ha applicazioni biotecnologiche al momento, è un organismo ambientale, un microorganismo ambientale, però molto interessante perché? Perché vive in assenza di ossigeno praticamente, assenza di luce, altissima salinità, bassissime pressioni, poliestremofilo incredibile. Ma io ve li faccio vedere, vi ho fatto vedere gli ambienti, vi ho fatto vedere tutto, bellissimo, guarda che roba, che foto, incredibile, ma che ce ne facciamo di questi organismi? Cioè a un certo punto noi li abbiamo, continuiamo a studiarli, ricerca di base, ma a un certo punto la ricerca di base va applicata. Quindi cosa ce ne facciamo di questi organismi? Ce ne facciamo che esiste una teoria che si chiama ISRU, che sta per In Situ Resource Utilization, che mira a far che cosa? Mira ad aiutarci nella colonizzazione spaziale. Perché? Perché noi un domani vivremo sulla Luna, vivremo su Marte, vivremo nei corpi celesti, e noi le risorse non possiamo portarle dalla Terra alla Luna. È assurdo, non è sostenibile, è costoso, ma poi non ha senso. Noi dobbiamo utilizzare le risorse in situ. Ma voglio vedere, ti fai una miniera sulla Luna dove l'astronauta Triana picconata e vola via. Cioè non so se è una cosa molto intelligente. E quindi è stato proposto questo meccanismo, l'In Situ Resource Utilization, e in particolare questo approccio di geobiology, in cui noi studiamo come i microrganismi possono interagire con i minerali, minerali presenti in loco. Sulla Luna abbiamo le regoliti? Sì. Su Marte abbiamo i basalti? Sì. Ci sono microrganismi che si mangiano le regoliti? Sì. Ci sono organismi che si mangiano basalti? Sì. Ci sono organismi che sono in grado di trasformare le regoliti e produrre acqua? Probabilmente sì, non lo so, questo qua non lo sappiamo. Però sappiamo che ci sono microrganismi che sono in grado di ossidare il ferro. Ci sono microrganismi che sono in grado di produrre rame. Il 30% del rame che utilizziamo oggi sulla Terra è prodotto tramite biomining, quindi utilizzando microrganismi. Non lo estraiamo più dalle miniere. Lo produciamo dagli ossidi di rame, poi facciamo un processo elettrolitico e lo facciamo diventare ferro utilizzabile. Quindi, riassumendo che cos'è questo biomining, space biomining, è prendere dei microrganismi, chemolitotrofi, organotrofi, quello che volete,
studiare i loro metabolismi, capire se mobilitano i metalli e se mobilitano i metalli, utilizzarli per mobilitarli. Produrre direttamente metallo sulla Luna, produrre metallo direttamente su Marte. Produrre metallo cosa vuol dire? Vuol dire metal sintering, vuol dire che con le stampanti 3D possiamo stamparci direttamente i pezzi. Mettendo dentro polvere di metallo possiamo stampare ingranaggi e tutto quello che può servirci. Addirittura, cioè adesso vi ho parlato di Marte e della Luna, ma questo approccio è stato proposto anche per gli asteroidi. Credo che tutti abbiamo visto Don't Look Up, o qualcuno l'ha visto con Leonardo DiCaprio, che si pongono il problema, ma quel meteorite che ci sta distruggendo è ricco di oro, diamanti e quello che sia. Possiamo estrarlo, certo che possiamo estrarlo, però dobbiamo anche colpirlo il meteorite, dobbiamo mandare i microrganismi e poi dopo dobbiamo portarlo indietro le risorse, sempre se l'asteroide non ci distrugga, forse ecco, asteroide è meglio di meteorite, che non ci distrugga. Quindi un approccio di questo tipo è utilizzabile su più fronti, molti di più. Ok, una cosa che è comparsa. Questo ad esempio, questi esperimenti sono stati fatti anche sulla stazione spaziale per testare le condizioni di microgravità. Questa è una rappresentazione di una superficie di vanadio con Cupriabilus metalliduris sopra di esso, e si è scoperto che questo microrganismo è in grado di estrarre vanadio, no, in realtà questa è una roccia contenente anche vanadio, è in grado di estrarre vanadio zero, quindi estrarre vanadio metallico, direttamente anche sulla stazione orbitale, cioè sulla stazione spaziale. E le rese sono state praticamente simili a quelle della Terra, quindi non è cambiato molto. Anzi, sono aumentate del 200%. Quindi sulla stazione spaziale il microrganismo ha funzionato meglio che sulla Terra. Però questo ci dice che se possiamo farlo qui, possiamo farlo là, possiamo farlo ovunque. Alcuni esempi che supportano la mia teoria, ci sono dei... non è la mia teoria, è la teoria di altra gente che io ho rubato. Ci sono pubblicazioni che parlano di questo, vedete? L'aumento del mining del vanadio sulla stazione, sulla ISS. Principi di space biomining, quindi esiste questa disciplina, si fa, non è fantascienza, oggi si fa. Institute Resource Utilization, ISU, quello che dicevo prima, e addirittura abbiamo pure le foto, non si può dire che non esiste. Questo è Luca Parmitano, questo signore calvo, è Luca Parmitano che sta testando appunto alcuni microrganismi su come si comportano con i basalti. Quindi tutto quello che vi ho detto finora, io spero che sia un domani fattibile, che troveremo le prime forme di vita, e ad oggi questo è quello che si fa. Io con questo ho concluso, vi lascio ai miei ringraziamenti e vi saluto tutti. Basta, era soltanto una cosa goliardica. Allora, con un tempismo perfetto si è collegato anche Donato dalle Svalbard, quindi ora credo che lui possa... Aspetta, vengo a parlare là, se no diventa un casino. Non c'è più il cursore. È sparito il... Con un tempismo perfetto adesso... È sparito il cursore. Oddio. Ah no, va solo piano. Eccoci. No, sei sparito. Ah, però eccolo, invece... eccolo. E qua perché adesso non sei detto? Ti sento malissimo, ripeti. Aspetta, solo un secondo. Che parli con noi. Dobbiamo interrompere la presentazione e rimetterla, condividere solo lo schermo. Salve a tutti, scusate il ritardo. Aspetta un attimo, Donato, che stiamo risolvendo un problema. Questo? Devi espandere lo schermo. F10. No, Alt F10. È function? Ah no, Alt. Sì, no, scusa questo qua. Function. Adesso duplica. Ok, questo era quello di prima. Dobbiamo farvi uscire. Ecco, clicca qua. Ok. Ecco. Dobbiamo soltanto espandere. Ah no, non si può. No, va bene così. Così credo che si messi. Mi sentite? Ok. Sì, sì, ti sentiamo. Ciao Donato, grazie per lo sforzo di esserti collegato nonostante, diciamo... le condizioni estreme che possiamo... Mi dispiace di aver fatto tardi.
No, 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 sei perfetto in realtà, guarda, prima di così era, cioè Luca ha finito proprio adesso, quindi è esattamente il tuo turno, quindi ti lascio la parola, solo una piccola introduzione. Donato Giovannelli è un professore, un docente della Federico II che ora si trova alle Svalbard e beh, vi racconterà lui perché. Prego, a te la parola Donato. Grazie Alessandra. In realtà, avendo paura di non arrivare in tempo, stamattina eravamo in campo, avevo preparato un piccolo video che avevo mandato a Luca e agli altri. Mi sa che ve lo faccio vedere lo stesso, dura solo un minuto, perché vi dà un'idea delle condizioni in cui stiamo lavorando e poi vi racconto un attimo che cosa stiamo facendo qui. Provo a condividere il mio schermo, vediamo se funziona tutto. Dovreste vederlo. Andiamo, tutto schermo. Ok. Ed ecco qua. Salve a tutti, sono Donato Giovannelli, docente di microbiologia alla Federico II. Mi occupo principalmente di ambienti estremi. Se state guardando questo messaggio registrato, perché non sono ancora faccio dare un attimo un'occhiata alla zona. Ecco, qui ci troviamo, quello è uno dei membri del mio team che si allontana. Donato, purtroppo si sente malissimo l'audio, forse puoi provare a commentarlo sì. Tu? Lo muti e lo assolutamente mostri? Sì, assolutamente. Perfetto, sì. Grazie. Purtroppo il vento oggi era brutale, siamo a meno 35 all'esterno. Tempesta di neve, quindi l'audio è quello che è. Volevo però farvi vedere un po' le condizioni in cui stiamo lavorando, in cui spesso ci troviamo a lavorare quando lavoriamo in ambiente estremo. In particolare siamo adesso alle Svalbard perché stiamo valutando il contributo dei microrganismi estremofili, psicrofili, nel riciclare sostanza organica durante l'inverno artico e contribuire alla produzione di gas serra. Quindi contribuire alla produzione di CO2 e metano anche durante l'inverno al di sotto del manto nevoso. Una delle cose che discutevo nel video e di cui volevo parlare brevemente con voi è il ruolo dell'uomo nell'esplorazione degli ambienti estremi e l'esplorazione spaziale. C'è un dibattito all'interno della comunità legato alla possibilità di non mandare l'uomo più in zone estreme, non mandarlo più nel deep sea, non mandarlo più in zone polari pericolose, non mandarlo su Marte o sulla Luna e proseguire l'esplorazione utilizzando robot e veicoli controllati in remoto. Questo per salvaguardare la vita umana ed evitare rischi per gli esploratori. L'altro argomento nella comunità invece riguarda le esperienze uniche, le osservazioni uniche che l'uomo può fare quando è presente sul campo. È mia opinione che il tipo di osservazioni, il tipo di sensazioni, il tipo di esperienze, qui si vede il team che sta lavorando lì in fondo, quella macchia nera è il team che sta lavorando. Il tipo di sensazioni, il tipo di esperienze che si fanno quando si è sul campo sono uniche e è impossibile sostituirle con la presenza solo di robot o di sensori o di veicoli controllati da remoto. Penso che nonostante ci sia la possibilità che si rischino vite umane, la presenza dell'uomo è fondamentale per le osservazioni che vogliamo fare. È un pensiero che è più legato forse all'esplorazione, alla ricerca in ambienti estremi, più che ai risultati che possiamo ottenere, ma è qualcosa a cui penso molto, specialmente quando mi trovo sul campo in posti come questo. Solo per darvi un po' di contesto, siamo alla stazione, alla base artica del CNR, dirigibile Italia, gestito dall'Istituto di Scienze Polari del CNR, siamo ospiti qui della base, siamo a 79 gradi di latitudine nord, questo è l'avamposto umano più a nord del mondo, è un piccolo paesino formato interamente dalle basi dei vari paesi che lavorano qui tutte insieme all'interno di dei trattati internazionali sulla ricerca artica. E in questo momento vedo dalla mia finestra il resto del mio team che sta rientrando, io li ho lasciati una mezz'ora prima per venire qui da voi. Se ci sono domande o qualcosa, io non avevo preparato un intervento abbastanza lungo, non sapendo se sarei riuscito a rientrare. Sono contento di essere riuscito a venire, sono riuscito anche a sentire la presentazione di Luca. Grazie a tutti quanti.
qualcuno ha qualche domanda qui in presenza o da casa, approfittate del fatto che è al Polo Nord. Sia per me che per Luca. Potete dirgli anche qualcosa di brutto, tanto è al Polo Nord e non può venirvi a prendere. È grosso, eh? Ci sono ancora quindi luoghi da esplorare sul pianeta, non è tutto esplorato. Assolutamente sì, riconosco la voce di Giovanni probabilmente. Sì, sì, è lui, è lui. Ci sono molti posti che non sono stati esplorati a piedi o che sono stati attraversati una volta sola. Abbiamo una buona idea della mappatura della superficie grazie ai satelliti. Abbiamo una cattiva mappatura del fondo degli oceani e la presenza umana sul fondo degli oceani è stata bassissima. Basti pensare che circa 26 persone sono andate sulla Luna e solo 3 persone sono scese sul fondo della fossa delle Mariane, a 11.000 metri, il punto più profondo dell'oceano. Quindi esistono ancora un sacco di posti su questo pianeta da esplorare e da conoscere. E se poi parliamo specialmente di alcuni aspetti scientifici o della diversità microbica presente in questi aspetti, in questi ambienti, ne sappiamo davvero, davvero poco. Quindi c'è ancora un mondo intero da esplorare. Professore, posso fare una domanda? Certo. Che può essere anche magari banale, però volevo sapere quali sono effettivamente i rischi che può incorrere l'uomo nel lavorare in questi ambienti così estremi? Ogni ambiente ha dei rischi suoi particolari legati alle condizioni. In generale il rischio principale è quello di essere lontano da ospedali, avamposti, soccorsi di qualsiasi tipo. Qui in Artico, dove noi lavoriamo, il problema principale sono le temperature, che non perdonano. In questi giorni siamo scesi anche fino a meno 40 come temperatura percepita per via del vento. E vi assicuro che geloni e congelamento sono dietro l'angolo. Se succede qualcosa si è isolati, siamo armati per proteggerci da eventuali attacchi di orsi. Insomma, è un ambiente che non perdona né noi né la tecnologia e i materiali. Le plastiche si rompono, le batterie muoiono, la gomma che dovrebbe essere elastica è in realtà rigida. Un ambiente che bisogna prepararsi a lungo. Abbiamo un grosso supporto logistico da parte del CNR e del consorzio Kings Bay, il consorzio qui che gestisce le basi artiche, che potrebbero dare un falso senso di sicurezza. Direi che l'esperienza e un'ottima preparazione sono assolutamente necessarie quando ci si reca in ambienti remoti. Grazie, io avrei grazie domanda. Mille. Certo. Posso chiedere. Volevo sapere come si sviluppa la sua giornata tipica. Allora, in questo momento parlare di tipico è complicato, anche perché da 2 giorni alcuni di noi sono positivi al Covid, quindi potete immaginare le complicazioni di essere positivi mentre siamo quassù. In generale sveglia intorno alle 7:30 c'è colazione, si fa un briefing sulle previsioni del tempo giornaliere, le attività che abbiamo pianificato. Si impacchetta tutto sulle motoslitte da neve con i carrelli dietro. Ci si prepara con radio, siamo in connessione radio con gli altri gruppi, e le armi di protezione, ci si sposta sul campo. In media sul campo in questo periodo abbiamo passato circa 5-6 ore al giorno, all'aperto, al freddo, prima poi di rientrare nel primo pomeriggio. Le condizioni di luce sono molto particolari in questo periodo, perché siamo alla fine della notte artica. In 2 settimane che siamo qui siamo passati dall'avere solo 3 ore di luce ad averne adesso 7-8, ma sono ore di luce senza sole, perché il primo giorno che il sole farà capolino sopra l'orizzonte sarà il 12 di marzo. Quindi in questo momento è un'eterna alba con colori azzurri, rosa e arancione, che ti avvolgono nelle giornate di bel tempo, e oggi non è una di quelle giornate. Professore, mi sente, prof? Sì, sì, mi dica. Mi scusi, forse anche la mia domanda è banale, ma secondo lei quanta percentuale c'è che possano esserci nuove forme di vita, non solo all'interno dell'oceano, ma anche appunto in questi territori non ancora esplorati? Cioè, c'è una percentuale che potrebbe, secondo lei, essere appunto stimata magari? Assolutamente sì, anche se le stime hanno un errore molto molto grande. Quando si parla di microorganismi, allora, ci sono forme di vita che non conosciamo in quasi tutti i domini
in tutti i fila, maggiori fila anche eucariotici. C'è un sacco ancora da scoprire in termini di funghi, di insetti, di piante in diverse zone del mondo. Per quanto riguarda i microrganismi, sono state fatte stime e in realtà, dipendendo dall'ambiente in cui andiamo, conosciamo tra l'1 e il 30% dei microrganismi presenti. In ambienti estremi tipo questo, in ambiente polare, in ambiente marino, nei suoli semplicemente, conosciamo tra l'1 e il 5% degli organismi. Quindi la quantità di organismi ancora sconosciuti, di cui non conosciamo le abitudini, non conosciamo il metabolismo, non conosciamo il ruolo nell'ambiente, è gigantesca. Basti pensare che in uno degli ambienti meglio studiati al mondo, il microbioma intestinale, esistono ancora una grandissima percentuale di specie sconosciute e non coltivate, quindi su cui non si possono fare esperimenti manipolativi. La ringrazio, professore, perché era più una curiosità anche riguardante magari specie totalmente diverse, come ha detto, che all'uomo sono proprio sconosciute, quindi non riusciamo neanche a capire. Guarda, ci sono state delle sorprese enormi nella biologia di questi ultimi anni. Solo poche settimane fa, una settimana fa, è stato pubblicato un batterio lungo 1 centimetro che contiene DNA attaccato a organelli sulle membrane plasmatiche e che si duplica da un estremo solo, in continuo, che è qualcosa che farà cambiare i libri su quello che è la definizione di un batterio, di un procariota. Sono stati scoperti virus giganti, che anche quelli sono al limite tra l'essere un batterio e l'essere un virus. Ci sono un sacco di cose che stiamo scoprendo che trasformano quelli che sono le nostre credenze, perché alla fine si tratta di credenze rispetto ai limiti della vita e ai limiti alle divisioni che noi come umani utilizziamo per classificare il mondo naturale. Questa è una cosa che caratterizza un uomo, la voglia di classificare. Grazie Riccardo, sono in base, ci vediamo tra poco. Scusate. Grazie, professore. Perdonato? Altre domande anche online? Ma avete mai subito tipo un attacco da un urso o cose simili? No, per fortuna no e spero di non vederlo mai. Succedono molti pochi attacchi da orso durante l'anno, però qualcuno ne succede. Sono attacchi che di solito risultano in perdita di vita, sia umana che dell'orso, entrambe catastrofiche. Diciamo che noi abbiamo sempre una persona che è di guardia con noi, che uno del team, siamo tutti addestrati all'utilizzo delle armi, alla sicurezza contro gli orsi, c'è sempre qualcuno di guardia. Se l'orso dovesse avvicinarsi eccessivamente, abbiamo delle pistole lanciarazzi, eccessivamente vicino per un orso vuol dire 200 metri. Se un orso è a 2 campi da calcio di distanza è già un orso pericoloso. Abbiamo queste lanciarazzi che vedete qui, che in realtà servono solo per lanciare dei razzi che fanno un forte rumore per spaventare l'orso e allontanarlo. Normalmente, se dovessimo vedere un orso, il primo approccio è quello di mettere in moto le motoslitte e andare via. E solo in caso di attacco improvviso e repentino si va all'uso della forza del fucile che portiamo con noi. Gli orsi sono velocissimi e particolarmente aggressivi, gli orsi polari. Un orso pesa fino a 1000 kg, 1 tonnellata, però è veloce come Usain Bolt. A 100 metri di distanza in 9 secondi ti è saltato addosso. Quindi tentiamo di guardarci ben lontano e di tenerci molto lontani qualora ne vediamo uno. Quindi assolutamente non ne ho incontrati e spero di non incontrarne mentre sono a terra. Magari volo in elicottero o da una barca, sarebbe una bella esperienza. Ok, grazie. Però credo anche che si tenda a salvaguardare la vita anche degli orsi, no? Assolutamente. L'utilizzo delle armi è l'extrema ratio in eventi di attacco diretto e comunque poi c'è un'inchiesta e bisogna dimostrare di aver fatto tutto quello che si poteva per spaventare l'orso ed evitare la perdita di vita. È una cosa che viene presa molto sul serio, è una cosa che quando succede che un orso venga ucciso è sempre una grande tristezza per tutti. E questo è il loro ambiente, noi siamo solo ospiti, ci sono più orsi polari qui alle Svalbard che persone che risiedono. E ne siamo coscienti e tentiamo di stare molto attenti a tenerci a distanza rispettosamente e non disturbare. Donato, forse prova a spegnere quella.
Eccoci, dicevo, forse se puoi dare proprio sinteticamente i vari step del lavoro legato a questa campagna di, che state facendo ora, cioè adesso siete andati lì in situ e poi che cosa, quali sono i prossimi passi? Si sa molto bene che l'aumento delle temperature globali sta contribuendo allo scioglimento dell'Artico, è uno dei posti che sta soffrendo di più dell'aumento delle temperature a livello globale. Basti pensare che siamo arrivati a temperature impossibili l'anno scorso, nel 2020, due anni fa, in Siberia. La Groenlandia da 15 anni ogni estate ha le temperature più alte mai registrate e il suolo qui, che è permanentemente congelato sotto una certa profondità, ha uno strato attivo che si scongela d'estate e ricongela d'inverno, che viene chiamato Active Layer, che è passato da 30 cm di profondità negli anni 90 a oltre un metro dei giorni nostri, e in alcune zone sta aumentando la profondità di circa 5 cm all'anno. Questo scongelamento di suoli che sono congelati da migliaia di anni in realtà libera un sacco di sostanza organica che permette ai batteri psicrofili di digerirla e produrre CO2 e metano, batteri archea, di produrre CO2 e metano che contribuiscono ulteriormente all'effetto serra, in una specie di circolo vizioso, di positive feedback che aumenta le temperature. Mentre un sacco di studi sono stati fatti d'estate, sul ruolo dell'active layer sciolto, non abbiamo molti paragoni diretti tra estate e inverno sulle stesse zone. Con il mio team siamo qui in questo momento per fare misure sia di flusso con delle camere di accumulo e di composizione di gas, sia dei campionamenti trivellando nel suolo congelato per studiarne la microbiologia, fare queste misure d'inverno e ripeterle quest'estate. Quindi una volta raccolti i campioni dovremmo riuscire a tornare a casa settimana prossima portando tutti i campioni, cominceranno le analisi, metagenomica shotgun, colture, incubazioni, geochimica, composizione dei gas, analisi isotopiche dei gas e delle fonti di carbonio, per poi ripetere tutta l'analisi quest'estate a luglio, quando il suolo è sciolto, e poter capire quali siano i contributi relativi e quali sono le comunità microbiche che contribuiscono al flusso invernale, se ce n'è, quanto ce n'è, e al flusso estivo nelle stesse zone. Grazie mille. Ci sono altre domande? Da casa? Donato, posso farti una domanda io, che magari certo, è più una curiosità. Qual è stato il posto più estremo che hai visitato? Una bella gara, Luca. L'Artico sicuramente ti mette alla prova, specialmente d'inverno. Devo dire che l'ingresso nei crateri di vulcani attivi è un'altra esperienza particolarmente forte. Le immersioni che ho fatto a 2500 metri con l'Alvin, anche quelle direi che non saprei scegliere tra i tre, complicato, emozioni diverse e sensazioni diverse ogni volta. Va bene, grazie mille. Professore, grazie. Parlando di immersioni, lei ha fatto immersioni anche in Artico, penso in Antartide, è più probabile fare immersioni. Non sono mai riuscito ad andare in Antartide ancora, speriamo presto, so che i colleghi della Partenope vanno molto spesso. Le immersioni più a nord che ho fatto sono state immersioni invernali nei fiordi del nord dell'Islanda, perché in quelle zone ci sono delle emissioni geotermali a 75 gradi, contrastate con le temperature particolarmente del fiordo, creano delle comunità microbiche molto interessanti. Grazie, interessantissimo. Il mio team è rientrato dal campo, il collega Carlo Cardellini dell'Università di Perugia. Salve. Ma lei usa un tipo di muta particolare per il freddo oppure cioè per le immersioni? Le immersioni le facciamo con una muta stagna particolarmente spessa e al di sotto ci vestiamo a quattro strati come se fossimo qui fuori al freddo, e nonostante questo dopo un'ora in acqua devo dire che la temperatura bassa si sente tanto. Ok, grazie. Io ringrazio tutti quanti per aver organizzato, grazie delle domande, grazie a Luca, grazie ad Alessandra, grazie a tutti i colleghi della Partenope. Vi saluto dalla base artica del CNR Dirigibile Italia e dalle Svalbard. Grazie a te Donato, grazie, saluti. Grazie di esserti qui. Grazie professore. Prof, grazie.